bambino diciamo sempre giocato in questo ruolo, e poi comunque nel corso degli anni tanti allenatori cercano comunque di migliorarti e niente, sono qui come dicevi da Bue a recuperare, a rincorrere un pallone. Box to box è un termine che nel calcio si usa per descrivere un giocatore che da solo percorre tutto il campo, da un'area all'altra. La caratteristica fondamentale di questo giocatore è la personalità bipolare, di pensiero e di azione. Una perfetta sinergia tra sacrificio e gloria. Ma box to box, tradotto letteralmente, significa anche da scatola a scatola, come quelle dei ricordi, che si riaprono per rivivere momenti importanti della propria vita. Ispirandoci al box to box, abbiamo deciso di ripercorrere le storie dei giocatori granata, passando da una scatola all'altra, alla scoperta dei momenti belli e brutti della loro carriera. Oggi andiamo box to box con il capitano granata Francesco Di Tacchio. Benvenuto capitano. Grazie. Come stai? Bene, bene, grazie. Allora, ti ho portato qui per farti sentire un po' a tuo agio, perché come sappiamo tutti la Rechi è casa tua ormai da un bel po'. Ti senti a casa qui a Salerno? Sì, ormai questo è il terzo anno e mi sono sentito subito a casa fin dal primo momento quando sono arrivato. E i compagni, la società mi hanno accolto nel migliore dei modi, quindi sono felice di essere qui. Allora, una curiosità, perché io sono una ragazza un po' curiosa. Quando esci dal tunnel, ogni volta prima delle gare, fa sempre un po' lo stesso effetto rispetto alle prime gare, rispetto alle prime volte, sai, la prima volta alla Rechi, comunque uno stadio così acclamato, è sempre la stessa cosa? Ma diciamo che nell'ultimo periodo non si avverte la stessa sensazione, perché comunque quando si esce dal tunnel, quando si usciva, diciamo, c'era la gente, c'erano i tifosi, quindi diciamo in questo periodo è un po' tutto questo è surreale, però diciamo che è sempre una bella emozione giocare in questo stadio. Allora dai, alleniamoci un po', facciamoci un po' il giro del campo, guardiamo anche sugli spalti, come mi dicevi prima. Ovviamente si sente, no, la mancanza dei tifosi, purtroppo questo rimbombo dei cori è stato sostituito da questo silenzio assordante. Ecco, voi qui sul campo, come l'avete vissuta questa mancanza? Ma diciamo che ora comunque ci siamo un po' abituati, però all'inizio è stata dura, perché comunque sembravano partite di allenamento, se possiamo dire. E dovevamo essere bravi comunque a trovare gli stimoli tra di noi e ripeto, non era una situazione assolutamente facile. Certo, quella curva lì mette anche tanta responsabilità, no? Sì, diciamo che dà una spinta in più, perché comunque la Rechi diciamo è anche famosa per questo, perché comunque quando si tratta di dover recuperare un risultato, loro ti danno una marcia in più. E poi vi cantano tantissimi cori, no? Che sono conosciutissimi. Ne conosci uno? Qual è il tuo preferito? Ma quello di Espasito. Perché ti piace la canzone o perché ti piace il coro? Sei sì, un po' latino. Comunque, il primo anno che sono arrivato qui, diciamo, era un coro che cantavamo spesso quando vincevamo le partite, soprattutto all'inizio. E mi ricordo questo e mi piace molto. Qual è la partita che ricordi con più, non so, con più nostalgia, ma anche che ti è più piaciuta qui su questo prato? Ma sicuramente quando ho realizzato il primo gol con la maglia granata. Eravamo in casa contro il Padova, abbiamo vinto 3-0, ho fatto gol in quell'altra porta. E diciamo che per ora è la partita che ricordo con maggiore piacere. Allora, siamo quasi arrivati, perché qui penso ti ricorderai di una partita molto molto bella. Allora, il pallone è proprio lì, magia, okay. Sul dischetto. Che cosa ti ricordi? A Venezia. Esatto. Il ritorno dei playout. Esatto, esatto. Allora, 9 giugno 2019, al Penso di Venezia, la Salernitana vinceva dopo 180 minuti intensi alla lotteria del rigore. E il rigore decisivo, chi l'ha tirato? L'ho cacciato io. Ecco, quanto ti è pesato quel pallone? Come sono stati quei minuti? Interminabili, no? Ma diciamo che è stata una stagione un po' così, perché eravamo partiti bene con altri obiettivi, ci siamo ritrovati nel finale di stagione a lottare per la salvezza
E nei playout siamo stati bravi comunque nella doppia gara a portare a casa questa salvezza, perché comunque per come si erano messe le cose non era assolutamente facile. E ricordo che quarto rigore, quello decisivo, non vedevo l'ora di far finire quella stagione. Sono stato bravo e fortunato a calciare, diciamo, e ho fatto gol. Io direi più bravo che fortunato, no? Ma vabbè, questo è un complimento, prendiamola grazie. Così, questo è un complimento. Allora, Mikhai para, Coppolaro tira in alto, poi tocca a te. Era una bella responsabilità, però diciamo che sono andato sicuro e, ripeto, sono stato bravo, come dici te, e ho dato fine a quella stagione. E anche lì più di 800 cuori granata che vi erano venuti a sostenere, no? Quanto è stato bello rendere i tifosi così gioiosi? Ma diciamo che è stata una bella soddisfazione, perché comunque la piazza di Salerno comunque non meritava di retrocedere. Ripeto, è stata un'annata abbastanza difficile, sono successe tantissime cose, 3 allenatori diversi, quindi diciamo che non vedevamo l'ora di far finire quella stagione. Sei stato bravissimo a ripercorrere il racconto, adesso devi essere bravissimo a rifarmi lo stesso tiro. Ok. Far below these sinful means, gold has flown through loosened streams. I don't know why I'm here. Qui siamo al Volpe e, come ben sai, questa è la casa del settore giovanile. Ovviamente anche tu non hai, insomma, iniziato la tua carriera da subito, non è stata una passeggiata. Sì, ok, Venezia, la fascia da capitano, la stima della società e dei compagni, ma per te non sarà stata una passeggiata. E allora io vado per gradi e ti chiedo, al Francesco Di Tacchio della Nuova Globo, la squadra di Barletta dove hai iniziato, della tua terra, piacerebbe il capitano che sei diventato? Penso che sia motivo di orgoglio anche per i primi allenatori, diciamo, che ho avuto. È sempre una bella emozione comunque rappresentare quella società lì da dove sono partito, e quando ho la possibilità vado volentieri a trovarli. Tu sei del 90, come me, no? Siamo coetanei. Però, insomma, la tua storia è stata una storia probabilmente diversa da quella di tanti ragazzi, perché ti è stato chiesto di crescere in fretta. Non a caso nel 2005, che eri minorenne, l'Ascoli decise di portarti in Serie B. Ecco, come hai vissuto quel momento? Ti sei sentito addossato di tanta responsabilità? Ma ero... comunque sono andato via di casa che avevo 15 anni, ero ancora un ragazzino che amava stare in compagnia, diciamo, e quindi era un dispiacere lasciare gli amici di sempre. Però l'ho fatto perché comunque avevo in mente di realizzare questo sogno, tra virgolette, e niente, però diciamo che posso ritenermi orgoglioso e soddisfatto di quello che sto facendo, e cercherò di fare ancora meglio. Penso che il momento in cui ti è stato veramente chiesto di essere uomo è quando nel 2009, se non erro, la Fiorentina ha deciso che forse potevi rientrare nel progetto di una squadra di Serie A. Una squadra di Serie A come quella come la Fiorentina, che è una squadra con tanta storia. Come ricordi l'esperienza in maglia viola? Ma diciamo che sono passato, diciamo, da una società piccola come l'Ascoli a una società grande come la Fiorentina, e il passaggio è stato importante. Io non ero ancora pronto per far parte di quella squadra lì, e quindi ho sofferto, diciamo, il salto, e anche se ero in età per giocare in primavera,
mi allenavo con la prima squadra, ma il sabato diciamo scendevo a giocare con la prima squadra. Tutti i bambini sognano il pallone e insomma il calcio è uno degli sport più amati, però c'è un momento nella vita dei calciatori in cui uno realmente capisce che probabilmente quella passione potrebbe diventare il suo lavoro. Come è successo a te? Qual è stato il tuo momento, Francesco? Ma diciamo che all'inizio non ci pensi, pensi solo a divertirti e poi con il tempo capisci che può diventare veramente un lavoro, ma dietro sicuramente ci sono tantissimi sacrifici, però diciamo quando c'è la passione non ti pesano neanche più di tanto. Tra le esperienze di cui vanta il tuo curriculum ci sono anche i giochi del Mediterraneo con l'Under 20 e gli europei in Moldavia con l'Under 19. Ci racconti un po' di quell'esperienza? Sì, diciamo è stata una bellissima esperienza poter rappresentare il proprio paese, diciamo. E nei giochi del Mediterraneo abbiamo perso la finale contro la Spagna. Io ero squalificato con la partita, però è sicuramente un bellissimo ricordo. Mentre nelle qualificazioni, gli europei under 19, siamo usciti al primo turno purtroppo, però è sempre una bellissima emozione, dispiace per come sia finita, però la ricordo con piacere. Hai conosciuto tanti grandi uomini del calcio. Uno tra questi, a cui probabilmente ti sarai anche ispirato perché è un mediano, uno dei più importanti della storia del pallone, Gennaro Gattuso. E soprattutto hai avuto la fortuna di averlo come allenatore a Pisa. Ci racconti di Gattuso, un po' ti ha plasmato, ci ha messo il suo nel formare il calciatore che sei diventato? Ma diciamo che al mister gli devo tanto, perché è stato l'allenatore che ha creduto in me, ero in una fase diciamo, della carriera dove dovevo rimettermi in gioco e lui mi ha voluto fortemente, mi ha migliorato, diciamo, mi ha fatto capire tantissime cose e un bellissimo rapporto con lui, lo sento ancora oggi e sono felicissimo di quello che sta facendo e merita tanto. Un percorso a tappe. Come dicevi tu, con tanti sacrifici, un bambino cresciuto in fretta, probabilmente, però ora sei qui ed hai l'onere e l'onore di questa fascia da capitano. Com'è essere il capitano della Salernitana, Francesco? Ma è sicuramente una bella responsabilità, è un atto di stima da parte della società, dei compagni, e sta a me rappresentarla nel migliore dei modi. Al mare, Francesco, alla fine, no? Perché il mare è una delle cose belle di Salerno, ma è anche una delle cose belle della tua terra. Tu sei nato a Trani e la tua amata Puglia, insomma, è famosa come la Campania per il mare. A te di Salerno, in realtà, cosa è piaciuto fin dal primo momento? Ah, sicuramente il calore della gente e nell'ambito calcistico comunque sappiamo della tifoseria calorosa che è, e quindi questo per un calciatore non c'è stimolo migliore. Francesco, come tu sai, box to box, da buon centrocampista, significa da area ad area. In inglese però box, hai studiato inglese, no? Box significa scatola e io per te ho due scatole. Ti dico subito che sono due ricordi che per i tifosi della Salernitana rappresentano entrambi dei bei momenti. Per te invece una è una sorpresa bella e l'altra è una sorpresa brutta. Adesso vediamo che tipo sei. La bella, va bene. La bella, ok, la bella è questa. C'è una sorpresa per te. Posso aprirla? Sì, sì. Un telefono. Non ti ho regalato un telefono. C'è qualcosa sul telefono che devi vedere. Igli.
Che cos'è un videomessaggio? Vediamolo insieme. Eccomi qua. Ho saputo che un certo Francesco Di Tacchio, un mio ex compagno, è il capitano della Salernitana, non ci voglio credere. Ma il calcio è proprio, ragazzi, il calcio è proprio finito. Non c'è più una religione, non ci sono più le mezze stagioni. A parte gli scherzi, grande France, ti ricordo con grande affetto, perché sei un ragazzo semplice, sei dei nostri, come mi piace dire, quindi sei un ragazzo di cuore e sicuramente porterai quella fascia al braccio con grande onore. I piedi sono quelli che sono, il sinistro insomma un po' te la cavi, però io sto andando a pescare. C'è il fiatone, sono vecchio. Ciao, ciao, ciao France! Bacino! Ti è piaciuta la sorpresa? Bellissima! Cosa gli risponderesti a Igli Vannucchi? Ma di lui mi ricorda una scena che, se posso raccontarla, praticamente era prepartita e avevamo l'appuntamento alle 11:30 per il pranzo e lui si è presentato in divisa da pesca con la canna prima di una partita. Quindi di lui mi ricorda questo, però è stato un onore per me averlo come compagno di squadra. E talento non si discute, un grande giocatore, la carriera parla per sé. E sono veramente contento. Lui ha lasciato il segno qui a Salerno, è ben amato da tutti, come ti dicevo prima. È un bel momento rivedere lui anche per i tifosi della Salernitana. E tu hai avuto la fortuna di incontrarlo proprio da piccolo, all'inizio della tua carriera. Quindi, insomma, penso che un incontro del genere ti abbia, tra virgolette, aiutato magari anche a prenderlo come modello, no? di ispirazione. Sì, comunque era un tipo silenzioso all'interno dello spogliatoio, però faceva sentire con semplici gesti, nel senso anche con uno sguardo ti faceva capire cosa voleva dire. E sul campo comunque mi ha aiutato tanto a migliorare, mi dava sempre consigli, quindi ho un bellissimo ricordo di lui. Quindi il bellissimo ricordo l'abbiamo scartato, però come ti dicevo c'è anche un bruttino, dai, ricordo. Va bene, ed è lì. Non mi fa paura però. Ok. Brutto. È stata una partita strana questa, perché 2-0, 10 minuti dalla fine, però nel calcio, vedi, fino a quando l'arbitro fischia le partite non sono finite, e la Salernitana ha rimontato i 3 gol la partita e niente, quindi la tua reazione la vediamo tutti ancora ad oggi, no? Sì, ecco qua, sono un'area di rigore che mi inginocchio e dico com'è possibile. Però ci ho azzeccato a metterti questa brutta sorpresa, perché vedo che ti fa ancora effetto Minala. Però resta un brutto ricordo, ma bisogna andare avanti. E come dici tu, nel calcio comunque tutto insegna e è servita l'insegnamento. Certo è che fa fatica ritrovarsi poi Minala come compagno di squadra, avendo sempre questo brutto ricordo in mente. Ed è anche vero che i compagni di squadra sono importanti nel cammino di un giocatore, no? Perché comunque penso che la solidarietà tra compagni possa anche poi fare effettivamente punto in campo. E proprio per questo, Francesco, noi avremmo terminato, no? il nostro incontro, perché abbiamo scartato le scatole, abbiamo aperto quella bella e quella brutta, però ti sei prestato a questo, tra virgolette, gioco, e quindi io ho deciso di farti un'altra sorpresa che riguarda proprio qualcuno che conosci bene, e questo qualcuno ha voluto, insomma, mandarti un messaggio. Vediamo insieme? Questo è bello e brutto. È bella, è bella. Ciccio, amico mio, quante battaglie che abbiamo fatto insieme. E niente, ti volevo mandare un grandissimo abbraccio, ringraziarti per il compagno che sei stato, per l'amico che sei tutt'oggi, e complimenti per la carriera e per quello che fai tutti i giorni. Ti abbraccio forte. Miglio,
Mi stai facendo mettere a piangere, giuro. Emilio mi manca, dico la verità. È stato il mio compagno di squadra ad Avellino, il mio compagno di squadra a Salerno, però oltre a, al calcio c'era un legame anche fuori dal campo che andava oltre. E... diciamo che nel calcio ne ho pochi di amici, lui e posso ritenerlo un vero amico, perché comunque mi ha aiutato tanto nei momenti difficili, ci siamo aiutati tanto e lo ricordo con grande affetto. E diciamo mio fratello più piccolo, perché comunque ha qualche anno in meno di me. E parlano i tuoi occhi, non c'è bisogno che spendi tante parole. Come mi dice stai lui, facendo... abbiamo condiviso tante battaglie. Davvero sono contento di averlo incontrato in questa carriera e sicuramente l'amicizia continuerà nel tempo. E allora io devo dire grazie a te di aver accettato questa intervista, di esserti tra virgolette smascherato, di aver fatto uscire anche la parte emotiva, no? di Francesco Di Tacchio. Bene, ti abbiamo visto commosso e niente, in ultimo chiudiamo. Cosa ti aspetti da questo campionato appena iniziato e quali sono gli obiettivi di squadra, gli obiettivi personali in maglia granata? Ma sicuramente l'obiettivo principale è quello di poter regalare a questa città, a questi tifosi qualcosa di speciale. Stiamo lavorando tanto e vediamo, cercheremo di fare il massimo, perché comunque, come ho detto prima, questa gente merita qualcosa di importante, poi a fine anno tireremo le somme. Però, come ho detto prima, stiamo lavorando tanto per cercare di regalarci questo sogno. Grazie. Grazie a voi. Emilio non me l'aspettavo, tutti mi aspettavo tranne che Emilio.